adesso vi voglio far vedere un modo eccezionale per migliorare i nostri disegni. Vedete questa casa? È una casa di bambola. E questo è il suo disegno. Avete notato, c'è un errore? In effetti c'è più di un errore. Questo è il disegno di quello che noi pensiamo possa sembrare questa casa e non è il disegno di quello che realmente è. Questo errore lo facciamo tutti ogni qualvolta disegniamo o dipingiamo, perché disegniamo quello che pensiamo di vedere e non disegniamo quello che realmente vedono i nostri occhi. Allora, ricominciamo da capo, solo che stavolta osserviamo attentamente e cerchiamo di disegnare esattamente quello che vedono i nostri occhi. Allora, cominciamo con il lato della casa. Nell'altro disegno il lato non era stato disegnato. Quando adesso guardo la casa di bambola, io riesco veramente a vederne il lato. E la regola è, ricordate, se vediamo una cosa, disegniamola. Poi passiamo alla forma del tetto. Si trova in una posizione d'angolo, giusto? Quindi disegniamolo come lo vediamo. Aggiungiamo il muretto laterale e poi diamo un'altra occhiata alla casa. Continuiamo a disegnare il resto del tetto. Poi tocca all'angolo in fondo. E completiamo il muretto anche sulla parte frontale. Avete visto, adesso la forma base della nostra casa è molto meglio, ma dobbiamo aggiungere dei dettagli come ad esempio le porte e le finestre. Diamo un'occhiata al vecchio disegno. Bruttino, eh? Le finestre e le porte non corrispondono affatto alla casa reale. Allora, osserviamo di nuovo la casa, guardiamo da vicino le finestre e cerchiamo di disegnare quello che i nostri occhi realmente vedono e non quello che pensiamo di vedere. Disegniamo le finestre. Poi i davanzali. Le traverse centrali. E naturalmente anche i vetri. Beh, in realtà i vetri non li vediamo veramente, sono tutti neri. E allora facciamoli neri anche noi. E non dimentichiamoci della finestra tonda. Disegniamo anche quella. Osservate attentamente, ha un piccolo ornamento che le gira intorno. Ma cos'altro vediamo? Beh, c'è ancora la porta. È abbastanza intricata, non è vero? Disegniamo l'arco in alto e lungo i lati. Continuiamo ad osservare la casa da vicino mentre la disegniamo. E ricordiamoci della regola, se una cosa la vediamo, disegniamola. Solo qualche piccolo tocco finale sulla porta ed eccola qui completata. Ecco, così è molto meglio, non trovate? E poi soprattutto è un consiglio molto semplice da ricordare. La prossima volta che disegnate o dipingete qualcosa, osservatelo attentamente e riproducete non quello che pensate di vedere, ma quello che vedete realmente. Beh, anche per oggi gli attacchi d'arte sono finiti. Noi ci